Oh no, continuano a piovere immigrati e fanno pure le piramidi umane. Trump, tira fuori l'ombrello oppure i tuoi potenti calci, perché qui c'è molto da fare. Ok, salve tutti, sono Spigiochi, bentornati in Mr. President. L'episodio di qualche giorno fa vi è piaciuto veramente veramente tanto, quindi ho deciso di portarvene un altro con la conclusione dell'incredibile epopea del nostro presidente preferito, o quasi, alla guida degli Stati Uniti, con l'intento ovviamente di cacciare tutti gli immigrati irregolari che provano a entrare nel suo ring, volevo dire nel suo stato. Ovviamente non prendete troppo sul serio quello che dico su Trump e sugli immigrati, perché gente, questo è solo un gioco. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace e un commento per quest'ultimo episodio dei combattimenti Donald Trump, fino al prossimo aggiornamento che spero uscirà molto presto. Ah, finalmente abbiamo costruito il nostro muro. Beh, ma non ci siamo accontentati di un muro, ne abbiamo realizzati ben 4. Ma nonostante questi, avremo sicuramente la possibilità di cacciare questi immigrati. Shoo, fuori Scorpion, fuori dei miei confini. Ci sfondiamo tutti i muri che abbiamo appena costruito, tanto che se ne fotte, sono i soldi dei contribuenti americani. E riusciremo a spazzare via il crimine e il terrorismo da questo bel paese. No, non è che riuscireste a darmi una mano? Per favore, datemi una mano! Ma non vi preoccupate, ho avuto pietà di voi prima! Ora invece farò sul serio e vi scaccerò da questi posti, da queste terre vergini americane! Vergini finché non arriva Donald Trump, ovviamente! Una vittoria assicurata! Oh, cos'è questa cosa? Cosa sono tutti questi pendii scivolosi? Dannazione, questi immigrati si inventano ogni volta una maniera per mettere in difficoltà Donny! Ma Donny Trump riuscirà lo stesso a cacciarle via! Oh no, mi sono glitchato tutto! Male! Avete vinto la battaglia, ma non vincerete mai la guerra! Ok, mi sono leggermente accoppiato con te in volo, ma questa cosa ovviamente non pregiudica il mio curriculum di perfetto presidente degli Stati Uniti, dato che sto facendo così tante cose buone e sono così platinato. Le corde! Queste discese sono più difficili che mai, probabilmente sono i fagioli messicani che ho mangiato l'altra sera. Non avrei dovuto fidarmi della vostra cugina, piccoli barbari! E tu vai giù! Yes! E anche tu vai giù, sei così vicino alle corde che ormai è un buffetto e boom! Ora l'unica cosa che mi manda a fare è saltare nel prossimo ring. Oh, yes, ce l'ho fatta! No, sono entrato in orbita. E vai a capo, Ciccetto! Vai a capo! Giù! Yes! E ce l'ha fatta! Ora un saltino e sono subito da voi! Oh, yes! No! Fuck! Sono caduto! Ok, questa volta non posso fallire! Questa volta sarò il canguro d'America! Una gira volta! I canguri fanno sempre così e boom! No! Dicevo, una giravolta e sarò nel ring avversario per fare le chiappe a tutti. Ok, eccomi qua, finalmente ce l'ho fatta. Ora con molta attenzione devo prima buttare fuori te, Ciccetta, che mi sembri troppo allegra. Vai a fare i panini con Melania e anche tu vola giù. Yes, una grandissima vittoria che ovviamente festeggeremo twerkando la Nicki Minaj. Yes. E ora gente, è arrivata la resa dei conti contro le femministe circondate dagli assorbenti. Beccatevi questo, dove siete figli? Eccomi qua, cosa state facendo voi? Abbracciarvi a farvi le cose zozze insieme? La religione mia, la religione Donald Trump non permette queste cose. Quindi tutte voi dovrete essere cacciate dal suolo americano, perché non merita. Oh, mi ha messo capo con cosa? Con un colpo di chiappa. Ok, ti devo prendere bene le misure. Aspetta, signorina, vada. Yes, una grandissima vittoria. Liberi anche dalle donne. Ora com'è che voleremo l'America? Vabbè, casomai presto un po' a tutti la mia Melania. Oh, ma qui abbiamo ben 4 ring. Bene. Più immigrati per me. Ah, fuck, sono già caduto. Che bello, un sacco di ring, un sacco di immigrati, un sacco di distruzione, quello che fa per me. Ovviamente però io non mi accontento della distruzione, voglio anche lo spettacolo, quindi farvi fuori le maniere più acrobatiche che potete immaginare. Se la smettessi di strisciare a terra come una lumaca, riuscirei anche a shottarti. Boom, bitch, giù dalle corde, fammi fare una bella capriola. Ok, ora la smetto di fare il pirla, basta con le capriole, è tipo la 500ª volta che ci crepo. E tu smettila di pregare, che non è il posto adeguato. Siamo sul ring, ciccia, siamo sul ring. E poi chi stai pregando? Se tu non preghi quello che prego io, ciò che preghi è sbagliato. Il Vangelo di Trump lo dice. Un bel colpettino, Ciccetto, boom! Vai giù, ok, ora manca soltanto l'ultimo immigrato che si crede chissà chi, ma un bel calcio in fronte. Ciccio, ho detto te, un bel calcio in fronte. Ma porca miseria, vai giù, shoo. Non posso farlo in maniera acrobatica, quindi lo farò in questa maniera. Oh yes, un'altra vittoria per Mr. Trump. Cosa sarebbero queste? Un gruppo di bambine di colore da cacciare dal suolo americano? Non potevo chiedere di meglio. Trump trottola attivata! Gnau, beccatevi le mie suole! A quanto pare non sono super efficace. Va bene, utilizzerò i miei classici spintoni che ho imparato a utilizzare alle scuole medie, quindi sono perfetti per queste bambine. E beccati ok, questo era un calcio volante, forse non rispetto esattamente tutte le regole che vi ho detto avrei rispettato. E tu!
Mi hai battuto. Non ci credo come hai fatto. Che bello. Sono Patrick di SpongeBob ora. No, forse non avete capito. Voi due andate giù. Non potete fare comunella qui e soprattutto istruirvi. Dovete andare tutto a terra, fuori dall'America. E mentre guido la mia automobile invisibile, trionfo, come al solito. E che è tutta sta gente? Vi devo prendere a calci tutti. Boom e boom. Oh, oddio, mi sono glitchato, ma ho vinto per qualche ragione. Oh, a quanto pare abbiamo completato anche l'ultimo capitolo, ma rimane una singola modalità molto faiga da provare. Infatti, gente, questa è la sfida finale. Ve la mostrerò per intero. Sarà un'incredibile scalata all'ultimo immigrato. Infatti, il nostro obiettivo è quello di deportare più immigrati possibili. Non so se abbiamo un tempo, oppure non possiamo far stare più di un tot immigrati all'interno del nostro suolo, oppure finché non crepiamo, dannazione, bambina, lasciami in pace. Stupida bambina che ha cercato di sabotare il potente Donald Trump. Vieni qua, vieni qua. Oh, Trump, non ogni tanto mi confondo, mi dimentico la T quando faccio la mia firma, perché sono leggermente analfabeta, ma non ditelo a mia moglie, ok? E beccati questo, e beccati questo, siamo ben 4 immigrati deportati e continuano a piovere dal cielo. Ma dedichiamoci un po' di... Oh, sono bunga bunga, no, in realtà volevo mangiarti le palle in questa maniera, ma non ce la faccio. Ok, siete troppo furbi per me, siete troppo furbi, vediamo se riesco a tirarvi testate e a buttarvi giù da questo ring, ma... no, ok. E che è successo? Mi hanno sconfitto in qualche maniera, ma Trump tornerà, ve lo assicuro. Infatti Trump è tornato per un'altra deportazione di massa. Beccatevi questo e quest'altro. Mio Dio, sti immigrati che piovono dappertutto. Ma chi è che li fa piovere, dannazione? Gesù, Gesù, perché ci benedici con queste personcine totalmente non accette all'interno del mio ring? E tu, bambina, cosa saluti? Nessuno è il tuo fan. Sciò, sciò, sciò. Ti l'avrò pestata mille volte con le mie suole presidenziali, ma questi piccoli bastardelli, nonostante il rallenti, non si decidono a togliersi dalle balle e a lasciare spazio a Donald Trump, che non si è messo a dieta, quindi ha bisogno di un bel po' di spazio per vivere, per respirare, per ansimare, per fare quelle cose che fanno i vecchi normalmente. Quindi ruota! Oh mio Dio, che è successo? Non lo so, penso di essermi avvolto attorno a lui come un asciugamano bagnato, ma la cosa mi piace assai. E anche tu, vai fuori! Oh, la testata sulle natiche, l'avete vista, è stata qualcosa di straordinario. Ma nel frattempo continuano a accumularsi e sono qui che piovono dall'alto e non riesco a buttarne fuori nemmeno uno, perché la loro preghiera, la loro spiritualità è troppo forte e Trump non può farci granché. Ma che dico, ma che dico, perché sono così pessimista? Putin, per favore, scendi dal cielo, aiutami! Penso che non sia disponibile al momento, è troppo impegnato a pulire i materassi che io sporco. Però, però, siamo abbastanza vicini al record di deportazioni della volta scorsa. L'ultima volta siamo arrivati, se non sbaglio, a 5. E 5 saranno anche questa volta, se questo stupido Scorpion decide a cadere. E anche tu vai giù, Ciccetto, e siamo a 6 deportazioni. E boom, la mischia generale. Cosa state facendo qua? Un'orgia fra immigrati? Show! Le orge fra immigrati non sono consentite, soltanto se siete russi potete farle orge con me. E 7 immigrati, via altri ancora. Stanno cadendo uno sopra l'altro. Guardate, stanno facendo una piramide umana messicana di immigrati, senza rispetto ovviamente per la cultura e la potenza degli Stati Uniti, che sono così pacifici e così comprensivi che vi prendono a calci sui denti, perché sanno che siete messicani poveri e non vi potete permettere un dentista, quindi i denti ve li caviamo noi a calci. Quanto bravi siamo, quanto americani siamo. Non fatemi commuovere, che... oddio, mi distraggo. Ecco, appunto, sono caduto giù, abbracciato il mio amico messicano. José, stringimi forte la mano. Aspetta, quella non è la mano. Però ne abbiamo deportati ben 12. Ed ecco a voi l'ultima chance di Trump per riuscire a deportare tutti i messicani del Messico, perché noi andiamo in Messico, glieli deportiamo qui e poi glieli rideportiamo lì. E sono caduto, complimenti. Neanche uno ne ho fatto. Un'altra chance, l'ultima, l'ultima, datemi quest'ultima. Voglio vedere se riesco a prendere questo ciccetto almeno, che continua a sbeffeggiarmi e si merita una bella punizione fuori dal ring. Dannazione, non mi fare cadere. Ok, 2 deportati, uno si è deportato da solo a quanto pare. Noi siamo leggermente bloccati da queste corde, ma ora siamo pronti a dare il benvenuto a quest'altro immigrato con qualche manata sul coppino e ben sono caduto, complimenti. Quindi, gente, questo era Mr. President. Con questo episodio si chiude la miniserie The Rump Rumble, in cui abbiamo aiutato Mr. Trump a disfarsi di tutti i messicani immigrati che hanno provato a inserirsi negli Stati Uniti senza ovviamente chiedere il permesso a lui e alla sua signora. Detto questo, lasciate un bel mi piace o un commento se volete serie del genere in futuro. E alla prossima, ciao ciao!